Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi questo zainetto verde color tan, anche chiamato color khaki. Davvero carino, acquistato su Amazon, link in descrizione, ma vi lascio anche in descrizione il link delle altre video recensioni che ho effettuato. Modello praticamente uguale, ma in versione camouflage militare, poi in una versione che richiama un po' le rocce e i rami, ideale secondo me anche per chi va a pescare al fiume. Andiamo a vederlo insieme. Come vedete c'è sempre questa taschina qui davanti. Io sulla versione appunto che ho ci vado a inserire la mia cassettina con i cucchiaini e gli spoon. Si va ad aprire con la cerniera. Come vedete qua è di un materiale simile a materiale impermeabile, ecco. Abbiamo la possibilità di inserire delle penne, una taschina, e questa qua viene anche fuori così, fuori per inserire eventualmente dei moschettoni utili. Qua abbiamo delle cinghie restringenti quando andiamo a riempire lo zaino o lo vogliamo allargare. Abbiamo altre cinghie con le fibre in plastica. Sulla parte in alto abbiamo invece questa tasca, anche qui, dove si possono andare a mettere il coltellino, una mappa, eccetera. E comunque c'è questa parte che, oltre ad avere la possibilità di mettere eventuali moschettoni o agganciarci roba, comunque può essere anche usata per attaccare delle toppe, visto che questa parte è comunque ideata per mettere delle toppe in velcro. Eventualmente andate a rimuovere questa stoffa e quindi potete procedere in questo modo. Passiamo alla seconda tasca. La versione è comunque da 20-25 litri, quindi non è uno zaino pensato per andare a fare escursioni, portarvi dietro il sacco a pelo, eccetera. È uno zainetto che, se volete fare un'escursione giusto in giornata, potete tranquillamente mettervi il pranzo al sacco e portarvi dietro una borraccia, quindi niente di professionale, ecco. Volete qualcosa di professionale per le lunghe camminate, affidatevi comunque a uno zaino veramente serio che abbia magari anche un rinforzo dietro di metallo, o comunque fatto apposta per rafforzare, diciamo, il peso sulle spalle. Allora, faccio vedere senza aprirla tutta la cerniera, cioè la cerniera, la tasca. Come vedete c'è sempre questa parte rinforzata, materiale simile ai materiali impermeabili. Abbiamo qua una taschettina in rete e altre due taschettine dove poter mettere sempre diversi oggetti. Come vedete è bella profonda. Passiamo poi all'ultima tasca, che è questa qua, grande. C'è una tasca dove potete mettere anche qua cartine e quello che volete, e poi una taschina piccola con chiusura cerniera per mettere degli oggetti vari, anche un burro di cacao, e poi qua sempre questo materiale che vi dicevo prima. Passiamo alla parte posteriore. Come vedete ci sono le cinghie, abbiamo qua anche la possibilità di allacciarci in prossimità del petto, si può regolare tranquillamente come vedete, e c'è anche l'attacco qua per allacciarvi sulla vita. Abbiamo un'ulteriore tasca, come vedete, dove si può inserire all'interno eventualmente una camelback con l'acqua, e poi sul lato ci sono anche questi, diciamo, fascette che mi permettono eventualmente di attaccare anche qui ulteriori cose, come vedete. Devo dire che una volta riempito fa veramente una bella figura, è veramente compatto, carino, secondo me ne vale la pena acquistarlo. Vi lascio quindi il link in descrizione, se avete domande non esitate a pormele. Qua ovviamente c'è la maniglia e come sempre c'è anche il cordino per andare a chiudere qua così a Y. Bene, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, link in descrizione per il prodotto.